È un'operazione iniziata nella primavera scorsa, voluta dalla squadra mobile di Lecco e dalla questura di Lecco, che è partita da un monitoraggio di quelli che sono i furti perpetrati, le attività commerciali qua delle chese, nonché dei piccoli corrieri e degli autotrasportatori, che ci ha portato prima attraverso attività di monitoraggio, poi attraverso un'indagine vera e propria, successivamente, quindi parliamo dell'autunno, a individuare una serie di soggetti, 13 soggetti deferiti all'autorità giudiziaria e 2 soggetti arrestati, provvedevano al furto, ma soprattutto alla ricettazione di materiale griffato, materiale d'alta moda. Qui sequestro ha portato un sequestro di materiale per circa 150, del valore di circa 150.000 euro, tutto materiale originario che veniva stoccato nella provincia di Milano, nella zona di Pioltello Segrate, e poi veniva attraverso una rete capillare di soggetti rivenduta nei mercati o comunque nei luoghi di incontro per il commercio in nero, e quindi ridistribuita su quello che è il mercato nero. L'attività ha portato anche all'arresto in flagranza di 2 soggetti per il furto di auto, colti proprio nella flagranza a rubare una Golf, trovati poi in possesso di materiale volto allo scasso delle autovetture, all'interferenza per quanto riguarda il segnale satellitare, quindi un apparecchio chiamato jammer, che serve appunto per interferire, alterare la trasmissione al satellite del segnale elettronico, e nonché ai insomma normali oggetti utili per lo scasso delle autovetture. Il materiale stesso adesso verrà repertato, verrà fatta una valutazione tecnica, e poi il nostro obiettivo è quello di riportarlo, di riconsegnarlo ai soggetti che hanno avuto il furto, in modo da poter concludere quindi il nostro lavoro e chiudere in questo modo il cerchio. L'attività è ancora in corso per quanto riguarda determinati aspetti, e sono al vaglio dell'autorità giudiziaria alcune posizioni dei soggetti coinvolti. Si parla di 13 persone, di cui uno arrestato, tutti italiani tranne un romeno. Sì, infatti ci troviamo di fronte a persone, tra l'altro, non giovanissime d'età, parliamo di persone che hanno tutti sopra i 45 anni, quindi soggetti anziani che il settore, non solo quindi anagraficamente, ma anche quindi nell'attività lavorativa, nell'attività delittuosa, esperti del settore. E di cui appunto un soggetto proveniente proprio dall'Ecco, che è un soggetto, quello che abbiamo arrestato in flagranza al momento del furto della Golf.